un selfie da 3 milioni di euro. Tanto vale l'opera d'arte che raffigura la Madonna, il Bambino e San Lorenzo, realizzata dal Guercino e che da oggi è a disposizione del pubblico per essere ammirata nel Duomo di Finale Emilia, che riapre dopo la lunga ristrutturazione post-sisma. Il capolavoro del Guercino torna a casa a Finale Emilia 12 anni dopo il terremoto. Il Guercino è partito da Nonantola, dove è stato conservato in questi lunghi anni, posto con delicatezza in un furgone senza insegne, scortato dalle gazzelle dei carabinieri, vale più di 3 milioni di euro, e questa è la stima dell'assicurazione, e sul mercato dell'arte è ambitissimo. Gli americani vanno pazzi per le opere dell'artista centese. Questa in particolare venne realizzata per una ricca famiglia di Finale Emilia nel 1624, per la chiesa di Sant'Agostino, l'attuale chiesa del seminario. Ma il capolavoro seicentesco viene garantita migliore accessibilità per il pubblico nel Duomo e soprattutto più sicurezza. Opere del genere fanno gola ai malintenzionati, come si ricorda bene a Modena, dove nel 2014 venne rubata una preziosa pala del Guercino, appunto, dalla chiesa di San Vincenzo, nel centro storico. Venne ritrovata anni dopo, ma ridotta e danneggiata in Marocco, dove i ladri avevano provato a venderla senza successo. Ma oggi è un giorno di festa, di grande festa per Finale Emilia. Riapre il Duomo di tutti i finalesi con una cerimonia solenne ed emozionante, segnando la rinascita della cittadina. Abbiamo accarezzato l'idea, in occasione dell'apertura di questo bellissimo Duomo, di collocare anche un'opera d'arte. Quindi abbiamo ottenuto il parere positivo della soprintendenza, nonché anche del nostro vescovo Aereo Castellucci, in quanto proprietario dell'opera, e di collocarlo in questa chiesa di Santi Filippo e Giacomo Apostoli. Quindi penso che possa dare ulteriormente lustro alla riapertura al culto del nostro Duomo.